stavo cercando di capire cosa ci sia di nuovo e magari di interessante in questa terza developer preview di Android P. Ma in realtà c'è così poco che mi basterà un minuto del vostro tempo. Android P, casomai qualcuno avesse ancora dei dubbi, sarà Android 9. Del resto sono ormai anni che Google va avanti portando la numerazione all'intero successivo ed è così anche quest'anno. L'unico dubbio in realtà che rimane è proprio sul nome effettivo di Android P, per cosa stia quella P ancora non lo sappiamo. Dopo le polemiche della versione passata sulle nuove gesture di navigazione, beh, non è che Google abbia fatto proprio un passo indietro, ma ha comunque cambiato qualche cosa. La gesture per attivare il menu app recenti adesso è più breve, c'è anche un bel feedback sia visivo con questo effetto di rimbalzo che con la vibrazione che vi indica appunto che siete passati nel menu app recenti. È inoltre possibile da qualunque applicazione, facendo uno swipe bello lungo verso l'alto, passare direttamente all'app drawer. Prima questa possibilità di saltare il menu app recenti e andare diretti all'app drawer era possibile soltanto dalla home screen. A grande richiesta e come annunciato da David Burke, torna il pulsante per cancellare le app recenti, lo trovate all'estrema sinistra e in questo modo potete pulire questa sezione che col tempo tende a diventare molto affollata. È questa sostanzialmente la sua unica funzione, non tanto quella di gestire meglio i task, perché comunque Android iberna da solo quelle che sono le applicazioni in background e che quindi non dovrebbero consumare energia. E poi ci sono tantissime nuove emoji, in particolare quelle dedicate alle famiglie, che vanno a contemplare davvero ogni caso possibile ed immaginabile. Dovete un pochino sforzarvi per distinguerle bene l'una dall'altra, perché sono tante, sono tutte una vicina all'altra e appunto dovrete farci un po' di attenzione per trovare proprio l'emoji che state cercando. E in realtà, bene o male, le cose finiscono qui. In fondo è la terza developer preview, non è che ci aspettassimo dei veri sconvolgimenti, quanto piuttosto degli affinamenti a quello che abbiamo visto in precedenza. C'è qualche altra piccola novità, come per esempio la possibilità di disattivare il laser dell'autofocus della fotocamera nelle opzioni sviluppatore, anche se non so bene perché dovreste volerlo fare. C'è anche qualche piccola novità estetica nelle impostazioni, come le icone che sono diventate verdi nello stato di sicurezza del dispositivo, oppure sempre in relazione alla sicurezza una nuova animazione tutta colorata per l'aggiunta dell'impronta digitale. Piccoli dettagli che non vanno certo a sconvolgere l'esperienza d'uso e che probabilmente saranno limitati ai soli pixel e non riguarderanno bene o male tutti gli utenti. Vi ricordo che mancano ancora due developer preview prima del rilascio finale, previsto come sempre verso la fine di agosto.